Io ho avuto modo di dirlo già qualche giorno fa. L'amministrazione ha assunto una posizione, credo che sia legittima da parte loro, ma entrando nel merito credo che sia completamente sbagliata per quanto ci riguarda. Nel senso, noi come opposizione all'unisono contestiamo quella che è una scelta che va contro gli interessi delle persone, va contro gli interessi dell'isola, va contro gli interessi di coloro i quali sono turisti che arrivano sulla nostra isola. Non è demagogia la mia, nella maniera più assoluta, non è il pretesto per poter contestare l'operato dell'amministrazione, nella maniera più assoluta. Noi riteniamo che sia una scelta sbagliata dell'amministrazione, una scelta legittima da parte loro, ma sbagliata nel merito. Ci auguriamo che l'amministrazione possa rivedere quelle che sono state le sue scelte e possa porre fine a questo malessere diffuso che non c'è solamente all'Acquameno nella nostra comunità, ma è un malessere che coinvolge le intere comunità dell'isola d'Ischia e coloro i quali vengono a trascorrere le vacanze sulla nostra isola. In effetti il sindaco dice che è uno strumento che serve a combattere la sosta selvaggia, regoliamo soltanto 35 stalli, vogliamo dare rotazione, ma è realmente così che si può affrontare la sosta selvaggia? Come al solito il sindaco dice sciocchezze e non entra nel merito delle cose. Noi riteniamo che sia sbagliato perché? Perché il comando vigili dell'Acquameno è un comando vigili corposo, dove conta tante, 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 tante unità, in modo particolare nel periodo estivo. Quindi se i vigili urbani vengono disposti in maniera diversa, è organizzato il servizio in maniera diversa rispetto a come viene organizzato attualmente, c'è lo spazio sufficiente per fare in maniera tale che ci possa essere il controllo della viabilità nelle zone, nei pressi dell'ospedale H24. Quindi non vedo la ragione per la quale bisogna giustificare una scelta che va in altra direzione, perché è semplicemente una scelta volta a creare non posti di lavoro produttivi, ma posti di lavoro assistenzialistici per qualche amico di coloro i quali oggi conducono l'amministrazione comunale. Io vado su un altro argomento, però insomma, quando si passa per il corso di Laccamino e si guarda il porto, viene in mente insomma questa telenovela infinita che farà probabilmente trascorrere un'altra estate. Fatto sta che i grandi yacht vanno altrove, un altro colpo basso per l'Acquamino. Noi atteniamoci a quelle che sono le decisioni, gli atti amministrativi, a quelle che sono le decisioni degli organi che devono giudicare. È sotto gli occhi di tutti, però, un dato, quello che hai appena detto, nel senso che l'attracco dei megayacht è un ricordo per quanto riguarda l'Acquamino. Noi eravamo coloro i quali venivano invidiati per determinati tipi di servizi, non su tutta l'isola, ma da parte dell'intera regione Campania, delle coste della Campania. Oggi purtroppo non è più così. Vediamo quello che è diventato il porto di Laccamino, vediamo un po' quello che è diventato non solamente il porto, ma quello che è diventato il porto, quello che è diventato il paese, quelle che sono diventate le scuole, quella che è diventata la viabilità nel paese, quelle che sono diventate le attività sportive nell'ambito della nostra comunità. È un fallimento totale, senza demagogia, senza fare polemiche, però è sotto gli occhi di tutti quella che è una dura, purtroppo, realtà. Speriamo che si possa porre fine presto a questo stato di cose.